Sono qui per chiarire un attimo la situazione. Come ben sapete, purtroppo io e Luca ci siamo lasciati. È stata una decisione molto sofferta. Sono una ragazza esattamente come voi e vivo le stesse identiche cose che vivete voi quando una situazione finisce. Per me, comunque è difficile fare questa cosa, però è giusto che vi dia delle spiegazioni. Non sono una ragazza impulsiva, pondero le mie scelte e cerco sempre di riflettere su quello che faccio nella vita senza, appunto reagire, con impulsività. Se non ho parlato fino ad oggi è perché avevo bisogno di prendermi del tempo, di metabolizzare, di essere sicura, e di trovare un po' di pace in me stessa, perché comunque, fa sempre male la fine di una relazione. Tutte le cavolate che sono uscite, quindi che io sto con un altro, che sono con un imprenditore e quant'altro, sono tutte bugie. Io non sto con nessuno, sono da sola e mi dispiace che appunto la gente in un momento così delicato si inventi delle cose simili. Luca sa perfettamente che non l'ho tradito. E questo a me basta perché mi conosce, comunque ci siamo sentiti in queste 2 settimane anche se siamo stati distanti. Luca per me rimane una persona importante, ovviamente mi è dispiaciuto quello che ha pubblicato ieri, la frase che ha scritto, però voglio pensare che l'ha fatto in un momento di rabbia e quindi non ci rimango male e spero che voi capiate e state comprensivi in questo momento molto delicato per tutti e due. Voglio ringraziare veramente tutte le persone che ci sono state vicino, che mi stanno vicino ora, che sono comprensive, che hanno capito la situazione perché purtroppo nella vita non sempre le cose vanno come vogliamo. E vi mando un bacione e grazie, grazie davvero.